Pace e bene, oggi vorrei raccontarti un episodio nella vita di Madre Teresa che penso possa sconvolgere molte convinzioni e farci pensare. Lo raccontò lei stessa. Durante una notte passata nella stazione di Aura a Calcutta, verso mezzanotte, quando i treni sono tutti fermi per qualche ora, arrivò una poverissima famiglia che veniva di solito a dormire alla stazione. Erano una madre e quattro figli, dai 5 agli 11 anni. La madre era una buffa, piccola cosetta, avvolta in un sari bianco di cotone, sottile per quella notte di novembre, con i capelli rasi a zero, aveva con sé dei recipienti di latta, qualche straccetto e dei pezzi di pane, tutto quanto possedeva per sé e per i suoi figli. Erano mendicanti. La stazione era la loro casa. I bambini, tre ragazze e un bimbo che era il più piccolo, erano come la madre, pieni di vivacità. A quell'ora, in piena notte, sedettero tutti su un marciapiede della stazione presso le rotaie, vicino ad altre innumerevoli famiglie e mendicanti solitari che già dormivano tutti intorno, e fecero il loro pasto serale di pane secco, probabilmente quanto era avanzato a un rivenditore che verso sera lo aveva ceduto a un prezzo bassissimo. Ma non fu un pasto triste. Essi parlavano, ridevano, scherzavano. Sarebbe difficile trovare una riunione di famiglia più felice di quella. Quando il breve pasto fu finito, andarono tutti a una pompa d'acqua con grande allegria. Si lavarono, bevettero e lavarono i loro recipienti di latta. Poi stesero con cura i loro stracci per dormire vicini e un pezzo di lenzuolo per coprirsi tutti. E fu allora che il ragazzino fece qualcosa di assolutamente meraviglioso. Si mise a danzare. Saltava e rideva fra i binari con incontenibile gioia. Una simile danza, in una simile ora, in così assoluta miseria. Madre Teresa affermò tante volte che per noi occidentali, tristi nella nostra ricchezza, ridotti ad una povertà ben peggiore di quella materiale, rintanati nelle nostre lussuose caverne, il povero è un profeta. Noi possiamo aiutarlo materialmente ad uscire dalla miseria, ma lui ci regala qualcosa di più, dei valori che a volte abbiamo dimenticato. L'amore per gli altri, la gioia che nasce dal gustare le piccole cose, sapersi servire delle cose senza diventarne prigionieri, l'amicizia, la capacità di entusiasmarsi per qualche cosa, il valore del sorriso dei bambini. Che il Signore, specie in questo tempo di quarantena, dove possiamo star a contatto con i nostri cari, ci aiuti a riscoprire qual è la vera ricchezza in una famiglia: l'amore. Se in una famiglia si prega e ognuno cerca il bene di chi ha accanto, coltivando l'ascolto, il dialogo, il servizio, i momenti vissuti insieme, quelli di svago e anche di gioco, quella casa sarà una culla d'amore, una scuola di vita, un luogo di pace e di benedizione. Che il buon Dio ti benedica.